seminario di oggi è organizzato da Scienze Indipendenti, siamo un'organizzazione di studenti presente nella Facoltà di Scienze. Questo seminario è aperto a tutti gli studenti dell'Ateneo ed è qua per trattare i temi del software, in particolare parlando delle opportunità che si trovano in questo campo, quindi parlare di open source, ma parlare anche di software proprietario, in modo peculiare, cioè in modo legato a quelle che sono le esigenze dell'Ateneo di Bologna. Sono qua con me il professor Renzo Davoli, professore associato dell'Università di Bologna, direttore del Master di Tecnologia del Software Libero ed Open Source, nonché docente di sistemi operativi al Dipartimento di Scienze dell'Informazione, e Pierpaolo Boccadamo, direttore delle strategie di piattaforma di Microsoft Italia. Aprirei il dibattito facendo una domanda al professor Davoli, un po' per introdurre il discorso, perché se tutti più o meno hanno familiarità con il software Microsoft, forse meno di voi hanno familiarità con quello che è il software cosiddetto open source, sulle sue implicazioni. Quindi chiederei al professor Davoli se ci può spiegare un po' cosa rappresenta dal punto di vista economico, pratico, di sviluppo, ma anche dal punto di vista proprio filosofico, il software libero. Qual è la differenza con quello che è comunemente definito il software, cioè quello proprietario? Allora, da docente incomincio subito a richiamarlo, perché propriamente definito software, quello proprietario, è stata un'uscita non perfetta, perché in principio il software libero, potrei citare la Bibbia, è, prima di tutto incominciamo a intenderci bene su che cos'è l'informatica, perché questa materia non è bistrattata. L'informatica è una scienza, non è una tecnica. L'informatica studia come produrre informazioni in modo automatico. L'informatica ha tre problemi fondamentali, che sono quello di trasformare il dato, l'informazione grezza, in dato raffinato, l'informazione utile, l'informazione è ciò che serve al pensiero umano, la comunicazione e la memorizzazione, cioè come trasportare il dato nello spazio e nel tempo. Per fare questo dobbiamo parlare dei linguaggi, dobbiamo essere capaci di avere capacità comunicativa algoritmica, algoritmo. L'algoritmo è una sequenza di passi svolta alla risoluzione di un problema, è un processo mentale. L'algoritmo non ha nulla a che fare con i calcolatori, questi pochi se ne rendono conto. Per esempio, ci arriva il microfono. Se io scrivo play 881, play 880 per 2 alla 2 dodicesimi 1, la stessa cosa, 2 alla 4 dodicesimi 1, 880 per 2 alla 2 dodicesimi 1, e questo ne faccio un ciclo per due volte e frammanchino, perché la frequenza ottata la sposto di un tono, di due toni, e torno, scusate, torno, ho fatto un bug, torno a tono. Ok, questa è informazione, questo è un programma, questo è un algoritmo. Quindi a questo punto dobbiamo metterci d'accordo su che cosa è il software e che cosa è l'hardware. Lo sapete la definizione? Una volta ne davo una, diciamo, molto intuitiva. Dicevo, le conoscete quando non funzionano? L'hardware lo potete prendere a caso, contro il software potete solo imprecare. Invece oggi ne ho una molto più pregnante, ed è questa. Se io ho un pezzo di hardware e ve lo do, alla fine, chi ha l'hardware? Voi. Se io ho un pezzo di software e ve lo do, alla fine chi ha il software? Tutti e due. E questa è la differenza fondamentale. Stiamo parlando di pensiero. Stiamo parlando, mi ha detto di essere filosofico, stiamo parlando della differenza fra spirito e materia. E qui andiamo veramente sulla filosofia. Lo spirito, la conoscenza, è, se io adesso, ora faccio un reactor,
arrivo, mi illumino immenso. Grazie a Dio ho deciso di non prendere la Divina Commedia intera, ma quello potevo, questo no, perché Ungaretti è morto nel 1970, adesso faccio l'attenuante perché è a scopo didattico, così. Ma io vi ho appena trasferito del software, perché software non è semplicemente programma, software è musica, è film, è qualsiasi conoscenza. Allora, il software come deve essere? Qual è il diritto fondamentale che abbiamo? Il diritto fondamentale che abbiamo è la libertà di informazione, è il diritto fondamentale. Che io posso ancora, grazie al cielo, venire in aula universitaria e insegnarvi ogni conoscenza e voi venite qua ad apprenderla. Quindi, se vogliamo fare la differenza, possiamo dire che da un lato abbiamo il software libero che ci dà tante libertà, la definizione viene data in base alla definizione di Richard Stallman, che dà le quattro libertà: libertà di usare per ogni motivo il vostro programma, libertà di riprodurlo, libertà di modificarlo, libertà di divulgare la forma modificata come volete. E all'inizio da questo, dopo è arrivato il software open source, che in realtà coincide come definizione, tant'è vero che le licenze oggi che sono free software open source hanno intersezione praticamente completa. Ma vedete, parlare con aziende di libertà, un CEO di un'azienda, un amministratore di delegato, vi dite libertà, dice cosa ci può dare con la libertà. Invece quando gli andate a parlare di cose operative, può capire meglio i vantaggi che ha. Quindi Perez ha preso la definizione di free software, l'ha trasformata in modo operativo e ha dato la definizione di open source. Attenzione! Mentre grandi aziende hanno studi per fare grande manovra pubblicitaria con parole mirate, noi poveracci che diamo solo libertà usiamo spesso le parole sbagliate, quindi free molto spesso confuso con gratuito non c'entra niente, parliamo di libero, e open source non c'entra niente con il file sorgente, file eseguibile, vuol dire che potete studiare, modificare, è un effetto collaterale che avete anche il sorgente. Quindi software libero avete libertà di usarlo contro la costrizione del software proprietario. Avete la libertà dal fornitore, quindi potete, avete la possibilità di farlo modificare ad altri se il fornitore non vi avete più, non vi va più bene, contro la costrizione. Avete ancora la libertà contro il condizionamento, perché una volta che avete un certo software vi condiziona a usare quel software, a usare quei formati, condiziona i rapporti con gli altri interlocutori a usare quel software, perché magari associato a un software proprietario ci sono dei formati proprietari. Vi ricordate i tre problemi? Elaborazione, memorizzazione, comunicazione. I linguaggi si chiamano linguaggi di programmazione per la elaborazione, formati di dato per la memorizzazione, protocolli di comunicazione per la comunicazione. Quindi il formato di dato crea questo effetto di rete. Con il software libero, mi piace più chiamarlo così che open source, ma è la stessa cosa, potete conoscere chi ha fatto il programma, quindi avete contatto con persone fisiche, non mura di gomma di istituzioni, di aziende che possono darvi assistenza, quello che volete, ma non avete mai contatto. Tra l'altro dall'altra parte i programmatori sono ricompensati ad avere la propria opera a proprio nome, mentre nell'altro caso l'opera compare con il nome dell'azienda. Avete la conoscenza. Ora, se il software è un videogioco, non vi interessa nulla della conoscenza, se non funziona correttamente non ci perdete nulla, ma se affidate al software cose fondamentali, il vostro pensiero, la vostra privacy, il voto elettorale, cose fondamentali per la vostra libertà, è bene che sappiate esattamente come funziona. Io faccio sempre questo esempio. Io non sono in grado di leggere il bugiardino. Sapete cos'è il bugiardino? È quel foglietto che mettono nei medicinali. Io non sono in grado. Però io, un medicinale privo di composizione, privo di bugiardino, non lo comprerei. Perché se mi fa male, da chi vado? Come faccio a farmi dire
perché mi ha fatto male. Devo avere una cieca e assoluta fiducia nella casa farmaceutica. Un'altra differenza è che se un software libero vi piace, lo volete modificare e lo volete distribuire, siete protagonisti. Con software proprietario siete solo spettatori, dovete prenderlo e usarlo così com'è. Lascio il discorso sicurezza dopo. Comunque, a chi venissero dei dubbi, software libero funziona, non è un gioco per appassionati. Tutte le volte che voi fate una ricerca in Google, Google è un enorme cluster di macchine che funzionano grazie a software libero e quindi anche una piattaforma che a quanto pare è affidabile e usata in larga scala. La domanda che vorrei fare a Pierpaolo Buccadamo è un po' più pratica, insomma, tutti noi, o comunque gran parte di noi, sappiamo che il software libero sta iniziando a prendere piede, esistono sistemi operativi open source, esistono applicativi open source. Si può dire che per ogni applicativo commercializzato tramite software proprietario, tramite vendita di una licenza, pagamento di una licenza, esiste la controparte open source. Ciò nonostante, come si vede, la maggior parte dei computer usa, la maggior parte degli utenti usa invece il software proprietario, molto spesso software Microsoft. Ci vuole un po' parlare di quali sono i vantaggi, qual è la forza del software proprietario, di questo, se vogliamo, sistema di commercializzazione e di sviluppo di un prodotto. Ciao a tutti. La domanda è abbastanza puntuale, però parte da uno scenario che è stato predisposto dal professore. Lui è un docente, quindi io non ho questo blasone. Sono stato solo uno sviluppatore di software da quando avevo 14 anni, facevo videogiochi. Evidentemente non sono abbastanza significativi, però sono un buon modo per imparare lo sviluppo del software. Parlo del 1979-80, per cui le piattaforme erano abbastanza limitate. Ed erano un buon esercizio, voglio dire, per sviluppare metodologie, algoritmi, e soprattutto tecniche di ingegnerizzazione del prodotto finale attraverso i vari stadi che portano alla definizione di un software. E questo già quello che vi ho raccontato è algoritmi, istruzioni, metodologie per metterli assieme, ingegnerizzazione, testing, messa in produzione, correzione. Come vedete io non sono, purtroppo volevo un attimo dare una visione, perché poi la risposta alla domanda arriva come una conseguenza. Va bene, se vuole allargare il discorso. La definizione, voglio dire, di software uguale conoscenza, onestamente a mio avviso non è propria. Onestamente anche ho letto spesso, voglio dire, ciò che il professor Davoli ha prodotto, e lui stesso credo che non definisca limitativamente il software uguale conoscenza, perché è estremamente fuorviante. È chiaro che se voglio dire un verso di Ungaretti o di qualunque altro poeta o delle note, io sono musicista, per cui la tematica, voglio dire, della diffusione della conoscenza e dei diritti sulla conoscenza alla diffusione mi è abbastanza cara, sarebbe veramente estremamente fuorviante. Software è un insieme, come diceva il professore, di istruzioni, di algoritmi, di conoscenza applicata attraverso delle metodologie che alla fine producono uno strumento che è magico, perché a differenza degli strumenti fisici ha praticamente la possibilità di essere rapidamente modificata, di essere anche in molti casi sviluppata a costi diversi da quello che normalmente, spesso inferiori, da quello che rappresenterebbero i costi per qualcosa che è tattile. Negli anni poi si è visto che per sviluppare software sempre più complesso, che risolve problemi sempre più complessi, serve l'ingegno e l'applicazione in tempo di ore uomo di moltissime persone, perché i problemi da risolvere, che vogliamo risolvere, quelli più vicini al modo di pensare dell'uomo, ai nostri comportamenti, alle nostre esigenze, sono sempre più articolati e complicati. Per cui onestamente iniziare a dire che il software è uguale conoscenza, da qui derivare il paradigma che sostenga il free software, insomma, è un pochino, a mio avviso, fuorviante, però l'approfondimento lo lascio a voi, vuol dire, provate poi ad andare a guardare perché ho sollevato questo punto. Un altro tema fondamentale, io sono arrivato qua, ho visto questo titolo, non mi ci sono trovato, non era quello con cui sono stato, voglio dire, mi è stato chiesto di venire a partecipare, niente di grave, nel senso che
Io credo che non ci sia il problema del confronto binario, come viene messo qua, no? Tipo una partita di tennis o di calcio, fra un modello di sviluppo, qual è fondamentalmente l'open source, che non è il free software, adesso vi vado a dire, cioè io credo che il professore, se dalle parole che ha detto oggi, lui sembra essere d'accordo con Linus Torvald, che come sapete è stata la persona che tra i vari ha contribuito al sviluppo del movimento dell'open source software, mentre Stallman è totalmente disaccordo con Linus Torvald. Questo è un dato di fatto. Diciamo che il mio lavoro è fondamentalmente lavorare con il mondo dell'open source e con il mondo di business alternativi a quelli del software commerciale. Free software è anche una filosofia, voglio dire, quando è nata concettualmente è una filosofia del pensiero, della condivisione della conoscenza, chiaramente applicata attraverso quello che è il mondo dell'ingegneria del software, del software, dicendo, io credo che su questo, voglio dire, non ci sia molto, ma open source, se voi anche su questo andate per favore a guardare le definizioni che danno Torvald e altri, a mio avviso open source software, che è lo spazio di sì, tranquillamente. Il professore forse non sa che io faccio parte di un gruppo di cui la maggior parte dei miei colleghi arrivano dal mondo dell'open source software, sono stati fra i principali artefici dell'open source software. E open source software è fondamentalmente uno spazio in cui sono stati definiti dei modelli di sviluppo, dei modelli di condivisione delle metodologie attraverso le quali vengono fatti software, anche delle licenze, ovvero delle sorte di... oggi mi hanno chiesto che cosa una liberatoria ai contenuti filmati, quindi qualcosa che formalmente permettesse di evitare discussioni sulla fruibilità del prodotto finale in termini legalesi, ovvero delle liberatorie, delle licenze, cioè di diritti su qualcosa che era stato oggetto di ingegno applicato da parte di uno o di più persone. Open source è un movimento che, voglio dire, spinge evidentemente anche l'adozione da parte di aziende di software creato con determinate modalità, ma onestamente io non ci riconosco esattamente l'equazione free software uguale open source software, e anche in questo vi dico, lascerei a voi poi l'approfondimento. Il software commerciale, così definito commerciale o proprietario, è una sintesi per indicare un modello economico che appartiene concettualmente all'economia del libero mercato, okay? Poi, che ci piacciono o no, io sto parlando in funzione di quello che è il modello economico che la nostra nazione mediamente ha adottato, almeno da quando io sono nato, è un modo per indicare una formula di investimento, creazione di un qualcosa che può essere un oggetto fisico o un oggetto invece non fisico, quale il software, e di ottenere un ritorno su quell'investimento per continuare a poter produrre da una parte innovazione e sviluppare qualcos'altro in futuro e dall'altra, quindi mantenendo attive delle associazioni di persone che stanno promuovendo evidentemente quella tipologia di prodotti e dall'altra anche di produrre profitti. Su questo, voglio dire, il giudizio etico o meno di questa faccenda non compete né a me, voglio dire, e non credo neanche che sia l'oggetto di questa discussione. Per cui semplicemente software commerciale indica un'impresa che viene creata da una o più persone, okay, nella quale si mettono delle risorse di natura umana ed economica, si investe e si ottiene un ritorno, quindi un riconoscimento di natura economica rispetto al pezzo, al prodotto finale che si chiama software e basta. O quantomeno ci può essere la soluzione in cui il software e basta, il motivo che mi viene riconosciuto economicamente dal mercato. Ovvero non propongo servizi, perché un altro modo, per esempio, per veicolare software, ovvero io spendo dei soldi per produrre del software e lo metto sul mercato, poi posso perpetrare la mia attività attraverso il fatto che il software non te lo faccio pagare, ma ti espongo per esempio della pubblicità. Google è il classico, è il modello per definizione di questo tipo di modello di business. Quindi stiamo parlando di modelli di business, non ci stiamo confrontando rispetto a un modello di sviluppo, non ci stiamo neanche confrontando sul piano delle idee se è più corretto che la conoscenza si diffonda applicata in un modo piuttosto che un altro. Un minuto. Ok. Per cui, quando, voglio dire, definiamo che vantaggi può avere un modello economico, adesso altri modelli economici più diffusi, soprattutto nell'economia dell'open source, in quella che si spera potrà essere un'economia sostenibile basata su un modello di sviluppo software open source, la fonte di reddito sono normalmente i servizi. Servizi si intende da servizi di consulenza per comprendere come personalizzare rispetto alle tue esigenze. Attenzione, qua si parla da
ok, cambiare la maschera, magari mettere due capi, a installazioni complicatissime che prevedono comprendere i processi di un'azienda, adottare meccanismi di modifica di questi processi, formare le persone, anche banalmente in senso, vuol dire, stretto, non per rilevanza di contenuto, scrivere un libro su un software che io nel frattempo ho prodotto e poi alimentare i futuri investimenti o altri investimenti attraverso il ritorno di questi libri. Per cui il software proprietario è fondamentalmente il software derivato da un modello di impresa che investe e ottiene un ritorno rispetto meramente alla commercializzazione di quel prodotto. Capite che in questo contesto assume rilevanza la tutela di una parte di questi investimenti che, guarda caso, nel caso del software sono di natura intellettuale. Quando si parla di hardware, io posso in un certo modo delimitare la diffusione incontrollata e quindi la perdita di valore degli investimenti. Nel caso del software è molto, diciamo così, veloce, come di tutta la proprietà intellettuale, la possibilità di perdere il controllo della tua fonte di mantenimento. Questo è il punto. Per cui negli ultimi 30 anni l'industria del software nel mondo si è fondamentalmente sviluppata intorno a un modello economico. Qual è l'ultimo che vi ho appena descritto? Cioè quello basato su quello che intendiamo modello del software proprietario. Ci sono stati altri tentativi di economie differenti, ce n'è uno in corso che si chiama open source, che è una rivisitazione sfruttando ciò che esiste oggi che non esisteva tanto tempo fa, internet in particolare, che dà la possibilità di coordinare persone, vuol dire, in maniera molto più facile che in passato, di avere un modello sostenibile, fondamentalmente basato sui servizi, perché questo è quello che se pensiamo a un modello di poi sostentamento di questa economia. Negli ultimi 30 anni, dicevo, il software proprietario ha generato quello che abbiamo visto, il modello di software proprietario, con tutte le limitazioni del caso, e tenete conto che il modello è in corso di sviluppo, perché esigenze che nel frattempo sono sorte, anche in contesti come quello accademico, ne parleremo dopo, hanno comportato delle revisioni del modello. Software open source, come economia, vedremo dove porterà. Si sente? Beh, al professor Tavoli fare la seguente domanda. Siccome si è anche introdotto il discorso dei costi e dei modelli di sviluppo, e siccome noi l'attenzione di questo seminario dovrà tenere soprattutto sull'utilizzo del software all'interno dell'università, quindi di un'amministrazione pubblica, quindi in un contesto dove il costo è un fattore fondamentale, vorremmo chiedere al professore, il software open source, che è così liberamente scaricabile e riproducibile, per il quale non è richiesto il pagamento di alcuna licenza, il software open source, quali costi ha? Quali sono i costi di gestione, di installazione, di creazione di questo software? Allora, partiamo dai costi e poi dal chiaro il discorso. Comunque sono perfettamente convinto di quello che ho detto e non ho nulla che mi sposta dal pensare che il software sia conoscenza. Anch'io ho sviluppato software da tanto, circa dal 1975 ho cominciato a programmare macchine a nuclei di ferrite e si programmavano solo in assembler. E costi, dobbiamo dividere i costi buoni dai costi cattivi. Software, intanto devo dire che ci sono state delle parole che non sono state coerenti con il pensiero, diciamo. Software proprietario e basta, non è commerciale. Commerciale è tutto. Il software libero è commerciale. C'è gente che fa business con software libero, vende servizi, allora non fa commercio, non fa. E allora campa, sbarca il lunario facendo operazioni commerciali con software libero. Vende servizi. Quali sono i costi buoni e quali sono i costi cattivi? I costi cattivi sono la riscoperta dell'acqua calda, pagare tanti programmatori per fare ciò che hanno fatto altri. Microsoft lo conosce bene, perché qualcuno aveva fatto Microsoft 10, hanno dovuto fare Iron. Qualcuno aveva fatto metodi di ricerca sui file, hanno dovuto fare i metodi di ricerca sui file. Qualcuno ha fatto, ne potrei continuare, una scacchiera con traslucida, hanno fatto la scacchiera traslucida. No al pagamento infinite volte della stessa conoscenza, questi sono i costi cattivi. Se io genero conoscenza, io
prendiamo qualsiasi altro campo dove si genera conoscenza. Sono un avvocato, ho fatto una ringa in cui ho sfruttato quel cavillo legale. Scusate, mi scappo, come sono figo. A questo punto la gente viene da me perché ha scoperto che io sono un avvocato in gamba. Questo è il mercato delle cose intellettuali. Poi i costi sono i costi di ignoranza. I costi di ignoranza, se non si sa come sono fatte le cose, quelle costano un sacco. Pensate quanto vi costerebbe fare un integrale multiplo se non avessi il teorema di Fubini e Tonelli. Dovreste prima scoprire il teorema di Fubini e Tonelli e poi sareste in grado di fare integrale multiplo. Qui siamo davanti a un discorso notevole. Qualsiasi valore diverso da zero dato allo spirito fa in modo che vinca completamente un'altra forma di mercato. E qui io ci tengo, non è un confronto, è uno scontro. Investimenti, se prendete software libero, gli investimenti non varcano l'oceano immediatamente come licenze d'uso perché avete comprato una macchina e siete stati obbligati praticamente, se non legalmente, almeno praticamente, a comprare, anche se non volevate, un sistema operativo. Rimangono qua, perché se dovete fare della consulenza, della customizzazione, e quindi questo genera, poniamo che costi il doppio software open source. Ci avete guadagnato? Perché avete lasciato gli investimenti locali, quegli investimenti generano la ricchezza del paese, generano know-how, competitività, quella parola chiave. Se vi mettete in campo, se avete delle idee valide, fate come l'avvocato, fate dei programmi in gamba, tutti lo usano, vengono da voi perché usano quei programmi, vedono che siete bravi, vendete servizi di consulenza, siete sempre a passo coi tempi e generate libera concorrenza, cosa che con i mercati chiusi non c'è. Questa è la libera concorrenza, non quella. E pensate al 36% delle opere edili che lo Stato dà a fondo perduto. Non è un costo totale per lo Stato, non è un costo assoluto, ci si guadagna. Perché? Perché si fa lavorare persone sul territorio, si torna indietro attività aziendale qui, Italia, sull'uomo. E quanto costa il software proprietario? Perché pensiamoci bene. Se vi dicevo, adesso cambiare tra software proprietario e software libero costa un sacco, penso a esperienze che stiamo facendo con enti pubblici, forse un giorno, spero, con l'università, ma di che sono quei costi? Si chiamano costi di uscita e quei costi vanno imputati al software comprato allora, perché vuol dire che quel software, se costa a cambiarlo, non aveva dei formati, dei metodi che consentisse di essere cambiato, quindi vuol dire lock-in. Vuol dire che quel software ha bloccato a mantenere l'utilizzo del software stesso. Pensiamo ad esempio al costo del Millennium Bug. Quanto ci è costato il Millennium Bug? Se il Millennium Bug l'avesse fatto una società dell'Interpol bolognese che ha sbagliato, ha scritto un programma non pensando che esisteva l'anno 2000, ci sarebbero state schiere di avvocati pronti a dire hai sbagliato, paga. Siccome è stato fatto da una ditta un po' più grande, è diventato un fenomeno sociale, una cosa che appariva diversa da quella che era, e abbiamo dovuto pagare tutti. Ma così posso citarne tanti di costi. I costi dei virus e degli antivirus. Com'è che io non ho mai posseduto uno e vivo sereno? Perché ho la responsabilità dei laboratori di informatica, 2800 account, persone, smanettoni che lavorano tutti i giorni, non c'è mai stato un antivirus e non ho mai avuto virus. Perché macOS 10, per non dire software libero, macOS 10 è uscito già da anni e il numero di virus riscontrati sono molto inferiori. Vediamo di chiarire bene concetti, perché le parole hanno un peso e io credo molto al peso delle parole. Vi ho detto concorrenza, libero mercato, adesso ve ne dico una grossa.
quale non esiste. Non esiste. Chi vi parla di proprietà intellettuale sta barando il gioco, è il più grande atto di pirateria linguistica. Abbiamo parlato di spirito e materia. La materia, voi pensate alla proprietà, ho la mia macchina, la mia casa, ok? E quello è un diritto forte. Esistono alcune eccezioni del diritto che si chiamano per esempio usucapione, esproprio per causa di pubblica utilità. Perché? Perché avete delle cose materiali. E invece per le cose intellettuali qual è il diritto? La libertà intellettuale. Quindi chi parla con cognizione di causa, chi non mi vuole prendere in giro, parla di eccezioni al diritto di libertà intellettuale che esistono per remunerare chi fa qualcosa. Ma io penso sempre, pensiamo se fosse un marziano piombato sulla terra e vedo la situazione delle cose, ci sarebbero delle cose che non riuscirei a comprendere, tipo perché tutti trovano normale per spegnere la macchina e spingere il tasto start, ma questa è una questione secondaria. Ma la questione principale che non capisco è, tutti mi dicono che la tecnologia avanza sempre a ritmi più elevati, sempre che tutto succede a ritmi più sostenuti, che il progresso ha sempre bisogno di tempi più brevi. I tempi, e le multinazionali chiedono che il diritto d'autore abbia tempi sempre più lunghi, da 25, 50, 70 anni ora, e chiedono sempre dei vincoli più forti sui brevetti. 20 anni sui brevetti. Avete idea di cos'era l'informatica 20 anni fa? Se voi in qualche campo mettete 20 anni di fermo di ricerca, perché fermo di ricerca? Voi pensate che uno che ha un monopolio su un determinato campo vada a investire per farne dei nuovi? No, per lui è un costo. Vuole sfruttare fino in fondo il suo primato. Ok? Allora, copiare non è reato, non è peccato e non fa neanche diventare ciechi. Ve lo assicuro io. Anzi, voi dovete copiare, ma copiate le cose giuste. Non vi dico di copiare le cose che hanno delle licenze perché sarebbe immorale. È reato, però quello è un discorso che dobbiamo fare non con voi ma con chi quando andiamo alle urne a votare con i nostri politici. Ma se copiate contenuti liberi, che ne so, musica da Yamendo, roba da YouTube, contenuti con Creative Commons, software libero, come fanno i pittori a diventare pittori? All'accademia vanno ai musei e copiano. Ma d'altronde è arrivato Lisa con le finestre, l'aveva copiato da Xerox PARC, è arrivato Windows. Tutti copiano, perché stiamo parlando di cose che hanno valore, si dice costo marginale nullo, cioè quello che vi dicevo prima, se io la conoscenza ve la do, dopo ce l'abbiamo in due. E sono sicuro che sono molti spunti questo ci dato dal professore che magari verranno ripresi in seguito, però vorrei portare un attimo la discussione su quello che è poi il campo di interesse che è l'Università di Bologna. Sappiamo che Microsoft ha una forte collaborazione con la nostra università e che molte infrastrutture informatiche sono state create, no? Qua forse lei è un po' tra di più, sono state create e vengono gestite da Microsoft. Qua so anche che queste collaborazioni esistono anche con altre università in Italia, o qua il Centro di Biotecnologia di Trento, Centro all'Avanguardia. E in più anche la politica di licenze scontate o gratuite nei confronti degli studenti universitari. Quindi pregherei Paolo Boccadama di illustrarci un po' la politica di Microsoft, della ricerca accademica in generale, e l'università e l'Università di Bologna in particolare. Ok, allora io adesso continuo a mantenere il cappello perché la domanda lo richiede di persona che rappresenta Microsoft. Sinceramente avrei preferito potermelo togliere perché come persona, come voi, come cittadino di questa nazione, però che è stato negli ultimi 20 anni a frequentare un minimo il mondo dello sviluppo software e anche della commercializzazione.
commercializzazione software, poi studiate economia, ho una laurea in economia, guarda caso su modelli di sviluppo economico del software, che comunque io seguo ancora, perché ci sono tutta una serie di punti del professore nel suo intervento sui quali personalmente non mi trovo d'accordo e che reputo dovrebbero essere quantomeno oggetto di una valutazione da parte di chi ascolta da differenti punti di vista. Però visto che la domanda è specifica su Microsoft, io adesso risponderò a questa domanda per correttezza del mio ospite. Dopodiché, se volete, vi potrò dire che cosa penso di quasi tutti i punti che ha trattato, dove li vedo limitati nell'espressione. Non sto dicendo che non siano corretti, sono corretti secondo un punto di vista, però sono limitati rispetto al mondo a cui apparteniamo e a come stanno andando le cose. Rispetto quindi a ciò che un'azienda che si chiama Microsoft sta facendo con l'Università di Bologna, perché questo poi è una delle aziende che vivono sul modello di software commerciale. L'Università di Bologna, io ho iniziato a collaborare con voi in una divisione che aveva dei rapporti, si chiama Microsoft Consulting, che offre consulenza. Quando circa 12-13 anni fa ci stavamo occupando con voi di alcuni corsi specifici sulle piattaforme che Microsoft stava iniziando a creare in maniera, diciamo, credibile per il mondo dell'impresa. Unix, come sappiamo, era la base, voglio dire, Unix, altri linguaggi un po' più tradizionali, se così li posso definire, Pascal o altre cose del genere, e per quanto validi, erano la base dei corsi universitari. Quindi abbiamo iniziato a collaborare, e la collaborazione normalmente di un'azienda come Microsoft, perché è un'azienda di software, cui non facciamo servizi, eccetera, ma abbiamo di software, è nel cercare di offrire a un'università know-how e strumenti per poter eventualmente produrre insegnamento ed esperienza rispetto a queste tecnologie. Normalmente le tecnologie, voglio dire, cioè gli strumenti che si adottano e quindi anche i corsi, da quello che ho imparato, sono figli o di orientamenti specifici che un'università vuol dare alla propria audience, a chi ne fruisce, oppure perché delle università si sono più avvicinate al mondo dell'impresa, per cui si cerca di trasferire qualcosa che poi l'impresa chiede. In quel momento storico eravamo qualcosa che stava entrando nel mondo dell'impresa e quindi abbiamo iniziato a offrire software con delle modalità che non erano ancora ben definite, quindi lo davamo in maniera, cioè proprio trasferivamo, assegnavamo all'università del software per creare i primi laboratori di didattica, in maniera tale che i docenti e i loro collaboratori potessero sviluppare dei corsi e iniziare a far fare esperienze di studenti. Oggi, chiaramente, dopo tantissimi anni, la Microsoft nel mondo ha cercato di capire e continua a cercare di capire come sviluppare questo rapporto. Non voglio esprimere il concetto molto cinico che ho sentito esporre qualche volta anche da colleghi in giro per il mondo, che però è la realtà, se ci pensate su come funziona il mondo, che bisogna investire nell'università, perché le università ovviamente poi sono il futuro del mondo del lavoro, nell'economia di libero mercato chi lavora poi produce ricchezza, reddito, da investire o meno, questo è a livello personale, e quindi è importante offrire, investire, no? Questo è il termine, sull'università per fornire gli strumenti che poi potranno essere quelli utilizzati in futuro. Non è questo secondo me il punto di partenza, ma è semplicemente offrire la possibilità di vedere che cosa il mondo della tecnologia, in questo caso del software, rende disponibile sul mercato. Abbiamo potuto sviluppare anche delle forme di trasferimento di ciò che normalmente viene remunerato economicamente, visto che abbiamo parlato della società che è il software. Queste forme, la più importante, è un contratto che normalmente facciamo con l'università, si chiama Campus Agreement, è una modalità attraverso la quale a un prezzo, fra virgolette, che si paga una tantum ogni anno, a un canone, a un fine, non so come volete chiamare in italiano, l'università ha a disposizione la nostra tecnologia anche per gli studenti, non soltanto per i laboratori o per i momenti specifici di didattica. Addirittura si può dare la possibilità agli studenti di scaricare software dai nostri siti, software originale completo, per l'uso a casa. In più, siccome non esistono solo le università e non tutte le università siglano questi accordi per ragioni di varia natura, non mi sembra il momento di discutere, in genere per la scuola ci sono poi dei programmi a basso costo, delle licenze, quindi dei modi di acquistare il software completo, cioè non modificato in versioni ridotte, a delle forme particolarmente agevolate da un punto di vista economico. Oggi, per darvi un'idea, Office per lo studente universitario, Microsoft Office, quindi uno strumento completo, costa 77 euro. Detto questo, scusa? Perso qualcosa, va bene. Nell'aspetto invece di collaborazione,
me sono quelli più rilevanti. In questo momento abbiamo una collaborazione, prima di tutto la tecnologia Microsoft in università non è gestita da Microsoft, questo è soltanto, magari è stato solo un typo, ma viene gestita dall'ambiente universitario e dai suoi collaboratori, sono delle società esterne ovviamente che collaborano con voi. Noi offriamo solo la tecnologia o vendiamo tecnologia. Da un punto di vista di progetti che stiamo sviluppando insieme a livello dell'Università di Bologna, ci sono dei progetti di collaborazione sull'e-learning nell'ambito del progetto regionale dell'Emilia Romagna, con laboratori. In questo momento in particolare io mi occupo del mondo, come sapete, open source, questo penso che abbiate capito, e di interoperabilità, per cui stiamo per far partire un progetto di sviluppo di librerie per l'accesso formato allo standard Open XML all'interno del contesto della vostra università, con un dipartimento che è particolarmente specializzato negli aspetti documentari. Poi ci sono delle altre iniziative meno rilevanti in termini di visibilità. In genere con l'università ci sono parecchi progetti, ci sono delle realtà che si chiamano Microsoft Innovation Center, centro di innovazione, ne abbiamo uno in questo momento già aperto a Torino, e lì trattiamo sistemi embedded, quindi sistemi all'interno di collaboriamo insieme sia con risorse che con software per lo sviluppo di sistemi per robot, piuttosto che per esempio con la Fiat, per la Fiat, Torino è particolarmente partner di Fiat per il controllo delle automobili. Poi abbiamo dei progetti con l'Università di Trieste, quindi Regione Friuli Venezia Giulia, in quel caso lì siamo sul campo della telemedicina e della logistica integrata, sono i campi di applicazione che stanno usando. Adesso con Federico II in campagna a Napoli faremo un altro Microsoft Innovation Center, quindi degli investimenti economici e di risorse umane, oltre che licenze software, che è il migliore dei problemi, fra virgolette, da porre in essere. Questi sono la ricerca applicata, esempi di ricerca che nei limiti della definizione che sto per darvi applicata. Poi no, Microsoft ha un investimento molto significativo in un dipartimento di ricerca, molto grande. Complessivamente noi ricerca e sviluppo l'anno scorso abbiamo investito 7 miliardi di dollari, di cui vi posso dire 3 miliardi di dollari erano puri per la ricerca pura, non applicata, scusate il listicio di parole. Un esempio in Italia di progetto di ricerca o di collaborazione su ricerca pura è l'esempio dell'Università di Trento, dove stiamo lavorando per offrire supporto tecnologico specificatamente a dei modelli, a degli algoritmi di analisi nel campo delle ricerche di biotecnologia che questa università sta facendo. Noi abbiamo un altro centro importante, Microsoft Research, a Cambridge, ce ne sono altri sparsi nel mondo, e vengono continuamente vagliate nell'ambito della ricerca pura, quindi nei canali, voglio dire, tradizionali, non sono competenze delle filiali di Microsoft, ma neanche di Microsoft Corporation intesa come la filiale che si occupa di sviluppare software tradizionale, vengono vagliate eventuali richieste di collaborazione, tipo attraverso Trento è riuscita, voglio dire, a collaborare con la Microsoft su questo tema attraverso pubblicazioni su delle riviste tipiche del mondo scientifico. Ci si è conosciuti, qui da noi Eric Rashid è un fisico molto importante che è responsabile della nostra ricerca, e ci sono quindi anche questo tipo di iniziative. In merito a cos'altro, voglio dire, con l'Università di Bologna possiamo sviluppare in futuro, dal mio punto di vista, per esempio, visto che mi occupo di interoperabilità e della parte di Microsoft che cerca di rendere i propri sistemi particolarmente funzionanti con il mondo dell'open source, perché una realtà esiste nel mondo dei server, prima è stata citata Google, ma circa il 20% dei server al mondo in questo momento usati in modalità di impresa sono server basati su alcune distribuzioni di Linux, poi guarda caso quelle più commerciali, nel senso che sono, tranne il caso di Google o di altre aziende che hanno la possibilità economica di sostenere grossi gruppi tecnologici al loro interno, la maggior parte usa Red Hat e parzialmente Novell, e tecnologie poi tipo JBoss, MySQL, quindi commerciali, che hanno una natura anche commerciale di impresa. Noi possiamo, visto che siete particolarmente attivi e interessati al mondo dell'open source, io sono assolutamente disposto a sviluppare delle collaborazioni con voi, con i vostri docenti, e personalmente ho anche dei progetti, come adesso abbiamo iniziato quello su OpenXML, possiamo benissimo, voglio dire, pensare a qualunque tipo di forma. Il punto è, non è che ci possiamo sognare da soli questi progetti, ma ci aspettiamo che l'università, che normalmente è un centro di pensiero, proponga a un'azienda, qual è la Microsoft, questo tipo di tematiche, e poi insieme vediamo che cosa si può sviluppare. Questo fa parte del lavoro che facciamo qui. Allora, farei una domanda al professor Tavoli, riprendendo anche il suo intervento di prima su quelli che erano definiti i costi buoni e i costi cattivi della,
del pagare licenze o comunque investire soldi in software. Sicuramente la sua argomentazione non è sfuggita agli amministratori o comunque a chi deve scegliere, deve fare le politiche economiche, deve prendere le decisioni di acquisto, di uso, di acquisto delle licenze. Come mai allora si dava parte da un software gratuito in un certo senso, un software che comunque crea sviluppo localmente? Come mai il software open source è ancora così poco utilizzato? Come mai i vantaggi economici di questo tipo di software non hanno portato a una posizione predominante sul mercato? Ci sono due effetti importanti in questo. Il primo, il motivo per cui ammiro di più la Microsoft è per il marketing. Sono molto bravi nel marketing. E riescono a creare situazioni per cui riescono a comparire solo loro e a escludere dalla vista il resto dei possibili sistemi. Se in un libro di scuola ci fosse presente solo il cruscotto della Fiat Punto per insegnare a guidare, immediatamente sorgerebbero orde di contestatori dicendo: questa è pubblicità sui libri di testo. Anche il fraintendimento che c'è sulla parola informatica genera un sacco di guai, perché informatica è uguale spettatore. Pensiamo all'università, di là dei rami scientifici, l'informatica viene insegnata come una patente europea. Intanto vi assicuro che europea non è, perché andate in giro per l'Europa, chiedete, al massimo in Inghilterra sanno qualcosa tipo CEPU che fa una cosa simile, che serve solo per usare quattro programmi. E quella è l'informatica, è come dire la matematica è l'uso di una calcolatrice. Da questo scaturiscono tanti errori, fra cui quello di dire: scrivere programmi è una cosa difficilissima, è un fatto, è un fair uncertainty in that, è una cosa difficilissima, state attenti, voi dovete fare gli spettatori, non osagate scrivere programmi, è difficile. Ma come? No, assolutamente, è vero che alla fine l'ultimo teorema di Fermat è difficilissimo da dimostrare, ma si basa sulla conoscenza. Dobbiamo salire sulle spalle dei giganti. Per salire sulle spalle dei giganti ce lo insegna Galileo Galilei come si fa. Galileo Galilei dice che bisogna pubblicare esperimenti ripetibili in modo che tutti conoscano come si fa, e allora facendo così facciamo avanzare la scienza. È l'unico modo. Qui si sta nascondendo conoscenza e sempre di più. Pensate, ragioniamo insieme, quali sono le grandi innovazioni in campo informatico? Il personal computer nato nel garage di casa da Jobs e Wozniak e Jobs, Steve Jobs. Il web l'ha inventato Microsoft? No, l'ha inventato Tim Berners-Lee al CERN in Europa. Prendiamone tante altre. L'idea è che noi liberamente facciamo una vera innovazione. Loro ci mettono le icone animate, gli schermi tridimensionali, vedo icone tridimensionali, l'ottimismo. Mica la risposta alla domanda, cioè la diffusione del software open source materialmente su dell'università, non c'è questa diffusione perché le persone non lo conoscono, non hanno modo di avvicinarsi. E quando si fa una posso chiamarla dittatura di mercato, e qui c'è il ministero della propaganda, e quando le persone non lo sanno, arrivano a casa, prendono il PC che va così, i bambini sono tutti convinti che quello sia l'unico universo possibile, e quindi arrivano e dicono: gli mettete davanti una cosa diversa, che magari pensiamo a Gnome, che ha il menu dall'alto invece che dal basso, cos'è che schifo, no? E quindi si insegna ai ragazzi che l'informatica io non so passare, affermo pubblicamente che non sono capace di passare l'esame della patente europea del calcolatore. Questo dovrebbe dire la lunga, sarò il più scarcinato dei docenti di informatica.
l'informatica d'Italia, però qualcuno in un concorso pubblico ha detto tu sei professore. Quindi c'è qualcosa che tocca in tutto questo. Quindi la risposta c'è. Perché non si usa? Perché non si conosce? Se andate dall'impiegato di segreteria a dire guarda che ti cambiamo le cose, ottenete una rivolta sindacale e allora per, diciamo, quieto vivere si continua così. Quando invece si potrebbe risparmiare tantissimo. Pensiamo, lui dice vi regaliamo software, vi regaliamo tutto, quanto costa quello che vi regala? Zero. Io vi regalo software, io vi regalo tutto il sistema operativo, vi regalo OpenOffice, vi regalo esattamente come lui. Con la differenza che quello che vi regalo io, non solo io, tutti noi, potete guardarlo, modificarlo, distribuirlo. Quello che vi regala lui dovete firmare la non disclosure e guai a voi se ne parlate in giro. Quindi, tra l'altro, come istituzione pubblica ritengo molto fuorviante che noi mettiamo degli investimenti nostri, tempo dei nostri docenti per fare delle cose che non siano fruibili da tutti. Perché facendo così, secondo me, io, almeno con la mia coscienza, non sarei molto d'accordo a dire spendi il mio tempo e che ci guadagni una ditta, una. No, per carità, io sono pagato dalle tasse degli italiani e quello che faccio lo devo dare a tutti. È proprio per questo che non si diffonde, perché non c'è conoscenza. Poi ci sono vari fenomeni all'interno dell'università, degli enti. Il fatto della massa, una volta si diceva nessuno mi licenzierà mai per aver scelto IBM, adesso si dice nessuno mi licenzierà mai per aver scelto Microsoft. Perché se uno fa una scelta fuori dal core, qualcosa di storto, succede finimonto. Se uno sceglie Microsoft e durante la presentazione al Comdex fa lo schermo blu davanti alla presentazione di vista, dice Dear Man e invece scrive Dear Art, quello funziona divinamente perché sbagliano tutti. Seconda cosa, spendo ergo sum. In università, negli enti pubblici, se uno va e dice ho speso 7 miliardi, 8 miliardi, anche qua abbiamo tirato fuori investimenti, cifre, numeri, è una sorta di misurazione metrica dell'attività. Se uno riesce a fare la cosa utilizzando conoscenze, magari spendendo meno, addirittura viene meno quotato come tipo di investimento, come se ci fosse l'equazione costa meno vale meno. Allora questi si mettono di impegno per fare cose che costano tanto e i fornitori ovviamente sono ben felici di dare cose che costano tanto. La transizione risulta problematica perché sì, ci sono state delle scelte a monte per renderla problematica. Oggi parlano di OpenXML, ma ricordatevi che ci hanno martellato col doc per anni, cioè, e tutti sono stati portati a pensare, ancora adesso mi arrivano i verbali del consiglio di amministrazione in doc, che è uno scandalo, perché è un formato proprietario chiuso. Allora chiedere che dall'oggi al domani il lupo diventi agnello mi risulta un po' problematico. Tant'è vero che uno standard esiste già e si chiama OSI 26300, se ricordo bene, che si chiama altrimenti detto Open Norm. OSI, Open Standard. Quindi quello standard internazionale conosciuto a loro non va bene. Perché? Perché non fa. Ma intanto implementa quello per renderti interoperabile. No, loro vogliono il loro standard. Perché? Perché con il loro standard hanno il primato sul mercato. Rendiamoci conto, non c'è differenziazione. Qui siamo di fronte a una metastasi dentale che tutto quello che tocca vuole inglobare. O si cambia modo di pensare, oppure siamo a libertà vigilata. E dopo questo concetto lo esprimiamo meglio. Sì, immagino che il pubblico abbia voglia di fare domande, quindi io direi di muoversi verso la seconda parte, fare l'ultima domanda.
grazie. Paolo Boccadamo, anche lui. Quindi, per me ci sono moltissime informazioni che non hanno informazioni. Non ci dare spazio a noi, ci arriva nessuno. Noi siamo gli utenti finali. Chiunque qui davanti a una platea così importante di persone può raccontare quello che vuole. Chiunque può raccontare quello che vuole, giusto? Le altre persone dall'altra parte si faranno un'idea sulla base di quello che le persone raccontano. Però se c'è solo una voce che racconta una cosa, non c'è questa possibilità di scelta, che guarda caso mi sembra essere la base di ciò che, con cui è partito il discorso di open source, eccetera. Io le dico che, a parte che personalmente in questo momento mi chiamo Pierpaolo Boccadamo, ho un'esperienza di 20 anni in Microsoft, nel mondo del software, anche in altre aziende, e poi sono un cittadino italiano che ha anche qualcosa da dire. Se preferite, non ho il blasone del professore, però magari qualcosa. L'altro tema che volevo dire. Voi vorrà venire a chiedere qualcosa perché dissento da molte delle informazioni in quanto limitate nei contenuti o errate. Vorrei mantenere un ordine in questa discussione. Thank you.
risultato finale fatto dai vari blocchettini, immaginate il Lego, ok? Come se il software esistesse, chi fa Lego da zero, poi chi usa Lego per fare la soluzione finale che un'azienda chiede, che un individuo richiede, e guardate che sono molto complesse le soluzioni finali. C'è un problema della soluzione finale? Ci sarà qualcuno che analizza la problematica rispetto a ciò che ha aggiunto come valore, quindi per esempio per un'impresa, so come lavora l'impresa, so come ho implementato le logiche di programma, arrivo a capire che non è il problema. E nei blocchettini? Probabilmente sì, ma io non so guardare dentro i blocchettini, quindi ho bisogno di qualcuno che guardi il posto mio nei blocchettini. Allora, se c'è questo meccanismo in cui trovo vantaggio nell'essere io da solo a fare, come dire, la risoluzione del problema a livello di blocchettini, è chiaro che devo partire a studiare fin dai blocchettini, devo vedere anche il sorgente di quei blocchettini, il sorgente di implementazione dell'idea, degli algoritmi, delle metodologie, non è nient'altro, no? Non è la forma, perché guardate che sui bugiardini c'è scritto la lista di ciò che contiene, ma non c'è scritto con che forme, con che insieme di forme delle molecole poi sono sintetizzate. Non so se questo è chiaro, cioè voglio dire, penso di sì. Ed è la differenza. Per cui io posso decidere che voglio farmi tutto da me, ma posso anche decidere che invece mi fido di chi ha costruito quei blocchi e pretendo da chi ha costruito quei blocchi, magari perché quando li ho acquistati mi ha garantito che avrebbe dato un servizio del genere, dire che risolverà i problemi. Perché l'insieme di queste logiche, la sinergia di più entità con differenti specializzazioni, portano a un risultato che io trovo più economicamente conveniente che fare tutto da me, sempre e comunque. E le aziende finali, o il cliente finale, io consumatore finale, posso fare la mia scelta, la valuto sulla base dei costi, benefici e del valore che ne determino. E ogni volta mi faccio questo ragionamento. Quindi, da questo punto di vista, non mettiamo, nessuno di noi mette in discussione che conoscenza significa anche poter conoscere come l'algoritmo è implementato, ma la domanda è, tutti noi possiamo permetterci, nel mondo in cui viviamo, di specializzarci su quell'elemento? E poi chi è che va a capire come in un'azienda si lavora per implementare, voglio dire, dov'è che troviamo il tempo per capire come un'azienda lavora per implementare quella soluzione che l'azienda determina alla fine? Questo è un punto. Sui processi di innovazione, guardate che l'informazione relativa al fatto che un'azienda come la Microsoft prende le idee degli altri, poi le capitalizzi, prendono i benefici solo lei e poi chiudendo il mondo, questo non porta mai a innovazione. Lo Xerospark ha sviluppato, nell'epoca a cui faceva riferimento il professore, delle interfacce a un centro di ricerca, per cui si presume che un centro di ricerca possa essere sovvenzionato per fare una ricerca che si studiava un modo di interagire con un computer molto più simile al comportamento umano nella tipica quotidianità. Cioè qualcosa che tipicamente implica delle analisi di natura sociologica, psicologica, di confronto rispetto ai comportamenti, per le quali non tutti sono disposti a pagare. Però costa, e alla fine, se voglio alla fine ottenere il risultato che vogliamo ottenere, qualcuno ha investito. Apple è stata la prima a ispirarsi ai risultati pubblicati da un centro di ricerca, quindi che non aveva una natura, voglio dire, commerciale, per poter sviluppare un'interfaccia nei confronti dei clienti. Ma Apple non l'ha regalata. Apple ha preso il software, l'ha messo sull'hardware e ha vissuto per tutta la sua vita, incluso adesso con iPod, con iTunes e con la musica, su ciò che nascondeva all'interno, sul software, che però non era la chiave di revenue, di ritorno principale per Apple, perché era l'hardware, e ha fatto pagare per molti anni, si è potuta permettere di far pagare per molti anni un hardware molto chiuso, delimitato, che certo che funzionava bene, certo apparentemente aveva meno bug e gli altri problemi, ragazzi, era progettato in due modi, erano quelli, lo controllava Apple, non poteva arrivare nessuno a dire, scusa, posso mettere la scheda video che ho progettato io, che penso che posso fare di più e magari a miglior costo. E poi a un certo punto la sua storia ha detto no, chiuso. Questo è un altro modello di business commerciale. Oggi Apple non può più farlo con l'hardware perché nel frattempo altre aziende, sostenute da aziende di software che invece si preoccupavano di creare del software che accettasse più, diciamo, flessibilmente possibile contributi hardware esterni, hardware e software, perché poi nell'hardware oggi c'è anche il software, il firmware, aveva favorito lo sviluppo di un altro mercato, quello del PC. La ricerca su questo ambito, che costa molto, è il fatto che noi prendiamo delle periferiche USB di qualunque natura, le attacchiamo e funzionano subito. Non è una magia, costa un sacco di soldi mettere insieme 450.000 aziende al mondo che producono device di varia natura e far sì che parlino tutti la stessa lingua, tale che poi ci capiamo e il cliente avrà un'esperienza facile. E poi nell'andare avanti ha implementato un modello di software, un modello di business in cui oggi vende contenuti, ok, mascherate software, mascherate all'interno di un aggeggino che si chiama iPod, che noi paghiamo. Se voi mi chiedete quanto costa letteralmente l'iPod, non costa $230, ne costa di più,
più. La ricerca e tutto ciò che c'è dietro a impiegare ancora degli anni. Io ve lo posso dire per l'Xbox. Quando comprerò l'Xbox? Non stiamo parlando del prezzo dell'Xbox, perché costa di più, servirebbero molti più anni. Sapete su che cosa si fa a questo punto il ritorno commerciale? Sui contenuti da Apple, nel caso della Microsoft, sul software, perché il software creato da altre aziende, anche da Microsoft, produce comunque dei ritorni a Microsoft. Quindi le cose devono essere sempre viste dal corretto angolo. Nessuno nega che ci possano essere differenti modelli di business. E se ne stanno creando, dicevo, quello basato sulla pubblicità. E quindi, per finire, l'ultimo punto è legato a lo sviluppo dell'ecosistema locale, di cui citavamo. Microsoft è un'azienda che nasce in America ma ha una filiale in Italia. Però noi facciamo solo software. Microfono. Ci sono tantissime altre aziende intorno a noi che, prendendo i pezzi di Lego che noi facciamo, perché noi facciamo pezzi di Lego, cioè non ci occupiamo di creare prodotti finali, facciamo solo di Lego. Mettono insieme i pezzi di Lego, evidentemente in maniera conveniente dal loro punto di vista, tale che riescono a vivere. Se vi dico i numeri, vuol dire dell'economia del software in Italia. Per ogni dollaro per ogni euro che arriva nelle tasche, inteso nel conto economico della Microsoft Italia, gli analisti che fanno questo mestiere, aziende di ricerca di un certo spessore internazionali, IDC, Gartner, adesso bisogna prendere dei riferimenti, dicono che sul mercato italiano le aziende che vivono di tecnologia, IT, Information Technology, ne rimangono 15 di euro. Questo solo per dire come un approccio in cui faccio tutto io, sicuramente corretto, porta i soldi da un'altra parte, non sviluppo niente, via dicendo, e avviene che ho indipendenti da Microsoft, tutto qua. Un altro approccio, io faccio pezzi di software e poi gli altri li usano per creare le soluzioni finali e vendere servizi e vivere servizi, ad oggi ha portato a questa economia. Un euro di revenue, 15 per... In Italia abbiamo circa 65.000 aziende che vivono usando la tecnologia Microsoft per fornire servizi o software ad altre aziende. Infine, l'ultimo punto è gli standard. Allora, un open standard è qualcosa che è stato definito, sì, lascio subito la parola. Un open standard è qualcosa che è stato disegnato da qualcuno o da un insieme di entità, ceduto a una terza parte non commerciale, che può quindi garantire la fluidità di questo standard, quindi un protocollo, di un insieme di regole, a chiunque ne voglia far uso, per poter dialogare probabilmente con chiunque altro ne faccia uso. Non ci sono degli oneri economici nel farne uso, o non necessariamente, perché in alcuni casi comunque è stato il fatto che qualcosa sia prestata non necessariamente significa che non debbano essere pagate dei prezzi. Open standard significa che l'azienda che ha collaborato, che magari da sola ha creato quel formato e che qualcun altro ha certificato avere le caratteristiche per poter diventare uno standard, qualcun altro, si parla di ISO, di ECMA, non chiunque, magari quell'azienda muore, fallisce, succede, lo standard continuerà a essere perpetrato e disponibile nel tempo. Allora, questo è un open standard. Microsoft fino a Word 2003 non ha adottato come formato per archiviare le proprie informazioni un open standard, qualcosa che era depositato, ma quello che è accaduto è che il proprio formato è stato utilizzato da così tanti altri soggetti che creavano software, non solo da soggetti fruitori, cioè il doc non era nascosto. Il product support di Microsoft, cui io facevo parte nel 89, 90, 91, la cosa che più veniva richiesta dalle società italiane era mandare la descrizione del formato binario DOC e XLS, e sono lì, sono archiviati, li troverete su Itapac, su quello che resta di Itapac, su VDS, cioè sempre, c'era soltanto che l'aveva creato Microsoft e non l'aveva ceduto a ISO, per cui non poteva essere considerato un open standard, è diventato uno standard de facto, come tanti altri formati sono successi. Allora scusate, nella declinazione della discussione su cosa è OpenDocument, probabilmente poi il professore fa riferimento alle implementazioni di altri standard che oggi il modulo resource per il formato documentale sono in uso, ODF, c'è soltanto da dire uno standard deve essere unico o possono esserci differenti standard, quindi standard abbiamo definito così open standard, disponibili. Perché guardate che non tutti gli standard soddisfano tutte le esigenze e il processo per estendere uno standard per implementare tutte le esigenze non è detto che sia più conveniente di qualcuno che ha creato una serie di aziende che si sono riunite e hanno creato un altro standard che poi è diventato open e disponibile a tutti. Altrimenti chiedetevi perché il PDF è uno standard che viene usato, depositato, serve a rappresentare le informazioni come OpenXML, come ODF. Ognuno è specializzato in certi ambiti. Nel campo dell'immagine, sapete quanti sono gli standard disponibili? Più di 45. È inutile.
tutti, vi faccio i nomi, li usiamo tutti i giorni, i JPEG, gli MPEG, i JPG, fanno tutti più o meno le stesse cose con delle specializzazioni diverse. Depositati, quando sono depositati diventano open standard. Ok, allora concluderei qua la prima parte e dare spazio invece alle domande del pubblico. L'open source nell'economia di mercato sta prendendo sempre più piede. Per Microsoft o altre aziende è visto come una minaccia o si cercano vie di collaborazione? Secondo me i modelli di sviluppo del software si baseranno, la tipologia di aziende che impostate faranno quel software si baseranno su modelli economici di differente natura. Quello che abbiamo chiamato software commerciale, quindi basato sul ritorno rispetto alle licenze o quello che sarà, perché immaginate, vuol dire il mondo basato su soluzioni web, con web service, quindi con pezzi di software sparsi adesso per internet, no? Lì la licenza ha un po' un concetto molto superato, si sta ragionando su come si può implementare. E sicuramente anche open source, in questo momento ci sono delle aziende che vanno bene, vivono di determinati servizi. Normalmente gli accademici che stanno studiando il modello economico e che futuro potrebbe avere il modello open source stanno dicendo, e questi vi manderò anche riferimenti al vostro collega, per lui potete trovarlo, stanno dicendo che è evidente che chi veramente può farcela sono le aziende che arrivano per prime nel mondo open source con quel modello e che hanno una tecnologia particolarmente innovativa, perché lo schema dei servizi purtroppo è il limite in quel contesto di essere un po' come i modelli di marketing piramidale. Cioè, i primi che arrivano hanno la possibilità di fiorire grazie al fatto che ne entrano altri, ma poi a un certo punto non è più sostenibile. Questo è quello che osservano, non c'è nessuno studio oggi al mondo che dimostri che ha una sua perpetrabilità. A mio avviso continuerà, perché comunque al mondo siamo tanti, eccetera. In merito al discorso di Linux Server 4, noi consideriamo, cioè la Microsoft considera, da superato l'iniziale approccio che era binario, religioso, cioè tutti contro tutti, no? Io non ero d'accordo su quello, tanto che 3 anni fa sono stato assunto per impostare in maniera diversa il lavoro con altre persone. Assolutamente è il cliente che fa il mercato, no? Nel libero mercato sono i clienti che lo fanno. La realtà di fatti è che in questo momento clienti grandi o piccoli, circa il 20% dei sistemi, giusto per dare l'idea, server in Italia è basato su Linux. Quanto in crescita ha fondamentalmente eroso metà dell'installato Unix e una parte di quello Novell. Anche la Microsoft è cresciuta, Windows Server è cresciuto altrettanto. La velocità di crescita negli ultimi 2 anni di Linux è particolarmente rallentata, ma questo è naturale, devo dire. Cioè, anche Windows non è che è mai andato oltre il 70-72% di quota di mercato, e 15 anni fa eravamo zero, c'erano altri sistemi. Per cui esistono, ed è importante che un'azienda come Microsoft consideri come un concorrente l'altra parte. È chiaro che la discussione, se una discussione con un cliente o con un nuovo parte dice quello è gratis, quell'altro no, è un problema. E il nostro punto è interoperare, cioè essere in grado, mettere in condizione il cliente di gestire entrambi gli ambienti al minor costo possibile. Scusi, le fonti di queste percentuali vengono da? Sono di IDC, di Gartner Group, di CIRMI, di come si chiama, anche Red Consulting, comunque IDC e Gartner Group sono i due più grandi centri di analisi e di studio a livello mondiale delle quote di mercato sui server. Loro lavorano con chi costruisce i server, okay, e chiedono, guardate, questa è una materia che conosco molto bene perché molto discuto con loro su alcune modalità inferenziali che utilizzano per determinare quindi. Ora, se non è il 20 e il 18 e il 22, poco si muove. In termini di trend ti posso dire che la velocità di crescita si è abbassata parecchio, ma non peraltro. Adesso ci sono altri fenomeni, ragazzi, non è più un server con una volta, la virtualizzazione, il consolidamento è il vero, la vera frontiera dell'infrastruttura, cioè su una stessa macchina avere n versioni di sistema operativo. E allora come calcoleremo le market share, quanti Linux o quanti Windows ci saranno? Capisci? Questa è la frontiera.